Torna l'appuntamento con Mondo Futsal dopo la pausa per la Santa Pasqua, ma ci vediamo con risultati e classifiche dopo la sigla. Rimanete con noi. Torniamo quindi a parlare di futsal dopo la pausa per la Santa Pasqua. Si è giocato soltanto nel campionato di Serie C2 con l'ultima giornata. Il Mintuno quindi si laurea campione di questo raggruppamento, raggruppamento C, e nel campionato di Serie D succede qualcosa veramente di molto importante, soprattutto nel raggruppamento A, ma saremo più chiari nel corso appunto di questo grosso appuntamento, ricordando sempre i nostri portali www.mondofutsal.net oppure www.youtube.com/mondofutsal.tv per vedere appunto immagini, highlights e quant'altro riguardante appunto gli ultimi incontri giocati nel fine settimana. Per quanto riguarda l'ultimo appuntamento della Serie C1, bisognerà attendere mercoledì sera, quando si giocherà appunto l'ultima giornata, dove la Ginnastic Studio serviranno 3 punti, ma a questo punto dovrà vedersela proprio subito dopo la fine del campionato, giocando il play-out per cercare di rimanere nel campionato massimo di Serie C2, quello regionale. Appunto la Ginnastic Studio Fondi giocherà l'ultimo confronto contro il Circolo Tennis Eur, mentre solo la Mirafin ha anticipato con la Capitolina, chiudendo il confronto per 7-2 in favore dei romani. Quindi una Mirafin che comunque si attesta a 46 punti. Vedremo la settimana prossima appunto di parlare e vedere e di conoscere soprattutto l'avversario che dovrà affrontare la Ginnastic Studio Fondi. E come detto appunto si chiude il campionato di Serie C2, almeno la stagione regolare. Restano da giocare quindi i playoff e i playout, con il Mintuno che con 71 punti si laurea campione di questo raggruppamento. Ma per il Mintuno c'è un grosso appuntamento, quello di sabato prossimo al Pala Cesaroni, quando inizierà la Final Four. Il Sud Pontini sperano di poter alzare per la seconda volta nella loro storia il trofeo appunto regionale, quello della Coppa Lazio. Ma andiamo subito con i risultati maturati nell'ultimo turno. Ad aprile Aninovi Ciampino batte Pontina Futsal 5-3, CCP 1987 batte Atletico Anzio Lavigno 5-4, Cisterna batte Città di Minturno Marina 9-7, Connect Città di Pontinia 6-0, finisce in parità 2-2 il derby castellano tra Velletri e Eagles Aprilia. A Roma Terracina batte Real Castelfontana 11-10 e il Mintuno batte la Vigor Cisterna per 7-3. Una classifica che, come ha detto, abbiamo visto al comando chiudere con il Mintuno a 71 punti, 61 punti per il Real Castelfontana e 57 per Aninovi Ciampino. Proprio quest'ultime due attendono di conoscere la data per disputare i playoff, ma hanno già comunque conosciuto le avversarie che dovranno affrontare. Il Real Castelfontana dovrà vedersela contro la M Frosinone, mentre gli Aninovi Ciampino giocheranno in trasferta sul campo del Tor Tre Teste. Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, il Città di Pontinia 21 punti e la Pontina Futsal 8 punti hanno salutato anzitempo questa categoria, retrocedendo nel campionato provinciale, mentre si dovranno giocare mercoledì sera, con inizio alle ore 21, i due confronti che decideranno quali squadre resteranno nel campionato regionale. A Cisterna è tanto atteso proprio il derby tra l'FC Cisterna e la Vigor Cisterna, mentre a Velletri la formazione di Pontecorvi riceverà il Città di Minturno Marina.
le vincenti di questi due raggruppamenti resteranno appunto anche per la prossima stagione nel campionato di Serie C2. E prima di lasciare il raggruppamento regionale di Serie C2 andiamo a vedere il gol del confronto tra Minturno e Vigor Cisena 1994 nel servizio realizzato da Denis Porcelli. Buonasera alla più cordiale, buonasera dal Pala Borelli di Scauri, ultimo appuntamento pronto per quanto riguarda il campionato di Serie C2, il girone C. Il Minturno saluta il pubblico di casa affrontando quest'oggi la Vigor Cisterna 1994. Ancora Moreira per il Minturno, libera Faria, il retropassaggio, ancora Moreira, dialogano i due e c'è il gol! Subito, prima occasione più nitida del confronto, ancora Moreira, alla finta per Riso, Daniele Riso, e si va a due, cambia ancora il risultato al Pala Borelli. Colacicco prova lo spazio, il tiro e c'è la rete, Antonio Colacicco, e sono tre le reti adesso del Minturno al ventesimo. Colacicco che è partito, ma è lesto Contarino a far ripartire la Vigor con Duva, il pallone messo in mezzo e il gol di Ciarla. E si torna in campo per i secondi 30 minuti di gioco dopo che il Minturno ha chiuso la prima frazione di gioco sul risultato di 3-1. Ancora Moreira, ancora la palla messa in mezzo di Stasio. Alves, Riso, dodicesimo del secondo tempo. Faria. Adesso è Alves a mettere in fondo al sacco. Alves, Colacicco, e siamo a 7 a questo punto. Viene fuori Alessandro D'Angelo, fa tutto da solo, bravissimo, la fiondata dalla lunga distanza, arriva il gol di Alessandro D'Angelo e riparte, si distende con Antonello D'Angelo, adesso è Contarino, la finta, e bravo Contarino. Ne sono pronte le maglie che salutano proprio l'ingresso nel campionato massimo regionale, quello di Serie C1, ed è giusto e doveroso andare a raccogliere l'esultanza dei grandi di questo Minturno, la cavalcata straordinaria, seconda vittoria. Arrivano anche i coriandoli a festeggiare questa strepitosa vittoria, e giustamente andiamo a sentire le voci dei protagonisti, cominciamo da Tiago. Una vittoria importante, quando sei arrivato qui a Minturno ti era stato chiesto proprio questo insieme ai tuoi compagni, di arrivare lontano, ci sei riuscito? Sì, io sono venuto qua per andare lontano, per vincere tutto che potevo vincere, se no non uscivo di Portogallo per venire qua, arrivare in secondo o arrivare a finale o semifinale. Per me il nostro obiettivo, quando sono arrivato, il mio e di tutto, era vincere tutto che si poteva, e abbiamo dimostrato che siamo una squadra di alto livello, sì o uno, penso io. Grazie a Moreira, ma andiamo a raccogliere il capitan Riccardo Stanziale con l'esultanza, la sua primogenita la vuole accanto a sé in questa strepitosa vittoria. Stanziale, ancora una volta c'eri al tempo quando hai vinto quel campionato, ci sei anche adesso, e come in quell'occasione la possibilità di poter alzare ancora la Coppa Lazio. Sì, sono sensazioni bellissime, ci abbiamo creduto, abbiamo trionfato, ho fatto doppietta col Minturno, sono contento di questo, sono contento per il paese, sono contento di tutto, felicissimo. Il campionato, questo campionato lo dedico a mia figlia Marianna. Adesso no, niente, nulla da dire, adesso ci concentreremo per la Coppa Lazio. Bene, intanto lasciamo capitan Stanziale, chiamiamo a noi invece uno di Bomber, che in fatto di gol l'anno scorso quando tu sei arrivato ne hai segnati veramente tanti, 83 nel campionato provinciale, quest'anno abbiamo un po' perso il conto, ma non perché non ce ne ricordiamo, ma c'è stata veramente un grande mano da parte tua. Sì, quest'anno abbiamo segnato di poco perché abbiamo giocato, anche di poco abbiamo giocato, quindi non mi lamento, questi 40 gol sono stati veramente fondamentali. Grazie a Di Stasio, invece andiamo da mister Cardillo. Mister, a questo punto è giusto e doveroso
una grande vittoria. Qualche difficoltà iniziale c'erano da recuperare quei 5 punti, poi man mano il Minturno ne ha veramente persi pochi, anzi li ha proprio riconquistati tutti. Sì, in effetti non so il risultato di oggi, ma noi in un girone di ritorno abbiamo recuperato ben 10 punti al Castelfontana in un girone intero, quindi abbiamo giocato lo scontro diretto qua, eravamo sotto di 5, siamo andati a Castelfontana, eravamo sopra di 2, abbiamo vinto, siamo andati sopra di 5, quindi 10 punti recuperati. Se non fossimo partiti così male all'inizio, le prime due partite, probabilmente l'avremmo vinto molto prima il campionato. Bene, grazie a Cardino, lo lasciamo perché attende i festeggiamenti, ma noi vorremmo catturare un attimo il presidente Daniele Di Ciaccio. Seconda vittoria del campionato di Serie C2 a distanza di 5 anni. Presidente, quale delle due vittorie è migliore? L'esultanza di tutti dei suoi giovani, presidente, dicevamo. Quale è stata più bella tra le due vittorie? Sono passati anni, sei ritornato veramente per rimettere piede in questo futsal, prima provinciale e poi regionale. Innanzitutto voglio ringraziarvi perché ci avete seguito tutto l'anno e so che è un impegno e pertanto vi ringrazio che ci seguite perché abbiamo bisogno di voi. Io penso che ogni vittoria ha una storia a sé, quindi sono tutte belle. In particolare forse quest'anno ancora più bella perché l'ho vissuta da vicino, ho vissuto gli allenamenti, ho vissuto praticamente le situazioni, le partite e la sento più mia questa vittoria, un po' più delle altre, però è sempre bello, noi abbiamo un obiettivo, abbiamo sempre e solamente in testa fare le cose fatte bene e se ci riusciamo sempre a vincere ancora meglio. Presidente! Ciò sarà possibile solo con l'aiuto di tutti, non potrò farlo da solo, quindi è un messaggio anche che manda a tutti gli amanti del calcio a 5, specialmente del Basso Lazio, di cui questa settimana stiamo cercando di mettere tutti insieme e spero tantissimo che ci possa riuscire, perché ecco, vedere queste immagini, queste vittorie sudate sono stupende, insomma. È giusto e doveroso andare a festeggiare, lo attendevano, attendiamo anche perché hanno veramente qualcosa di emozionante da farci vedere, le foto di ritmo, a ritmo di musica, tutti quanti i giocatori, gli artefici di questa grande stagione vanno a saltare per salutare la vittoria del campionato. Sulle note musicali tutti i giocatori, lo ricordiamo, da capitano stanziale a Francesco Saviano, Lucas Ribeiro Anderson, Daniele Riso, Angelo Petrella, Enrico Di Stasio, Alves José, Paolo Faria, Antonio Colacicco, Moreira, Mario Bencivenga, Stefano Cesarano, il tecnico Andrea Cardillo, l'allenatore che ha portato la squadra al successo. E andiamo quindi a vedere quanto è accaduto nel raggruppamento A della Serie D, dove praticamente in testa alla classifica resta il Real Podegora, che tra l'altro ha fatto da spettatore sabato scorso, proprio perché è stata posticipata il suo confronto, quello che la vedeva opposto alla Vigor Virtus Latina Scalo. Vince invece il Real Terracina 5-1 nei confronti dello Sporting Giovani Risorse e a questo punto qualche cosa alla seconda piazza si riapre. Intanto con l'ausilio delle immagini stiamo vedendo proprio quanto è accaduto alla Palacarucci, la bella vittoria che ha rimesso appunto in corsa a questo punto la formazione allenata da Davide Vigari, partiti subito proprio a spron battuto, poi il Terracina che ha trovato l'occasione proprio per portarsi in vantaggio, lo Sporting Giovani Risorse ha cercato di tornare in partita portandosi più volte pericolosamente dalle parti della porta difesa da Cacciotti, ma era invece la formazione di casa
che trovava il guizzo e soprattutto la possibilità per mettere la palla in fondo all'attacco. Addirittura un palo proprio colpito dalla formazione ospite non dava la possibilità di ritornare in partita, ci provava, ma la difesa del Real Terracina veramente arcigna, chiudeva ogni spazio al pericolo. Poi la capitolazione per quanto riguarda lo Sporting Giovani Risorse, la seconda sconfitta consecutiva, si allontana e viene addirittura agganciata in classifica al secondo posto a 56 punti dalla formazione aprilana del United Aprilia. Ma andiamo a vedere i risultati maturati proprio questo fine settimana relativi alla 24esima giornata. Latina Scalo Cimil, Antonio Palluzzi 5-5, Pierre 2000 Aprilia 8-6 nei confronti del Flora 92. Torna al successo l'Atletico Rocca Massima sulla Parrocchia San Giuseppe per 5-1. A Terracina, Real Latina batte Virtus Terracina 6-3. Real Terracina, come detto, batte Sporting Giovani Risorse 5-1. Finisce in parità il confronto tra Accademia Sport e United Aprilia per 3-3. Quindi una classifica a due turni dal termine, ricordando appunto che il Real Podegora deve comunque giocare ancora contro la Virtus Latina Scalo, ma resta al comando con 56 punti. A una lunghezza di ritardo, 57 punti, scusate, a 56 punti troviamo United Aprilia e Sporting Giovani Risorse. Real Terracina 51, Antonio Palluzzi 49, spreca quindi una ghiotta occasione la formazione lepina di accorciare ancora nella classifica. 47 punti per l'Accademia Sport, Latina Scalo Cimil 44, 36 punti per l'Atletico Rocca Massima, Real Latina 27, Pierre 2000 Aprilia 24. A questo punto proprio si chiude, diciamo, il discorso relativo ai piazzamenti che riguardano la Coppa Provincia, proprio perché appunto il Flora si trova a 15 punti ed è impossibile che possa raggiungere la formazione aprilana della PR 2000 Aprilia, ricordando che dalla seconda alla nona posizione le formazioni parteciperanno alla Coppa Provincia di Latina. La Virtus Terracina chiude a 14, Parrocchia San Giuseppe 9 punti e a un punto la Virtus Latina Scalo. Sabato si torna di nuovo in campo con la 25esima giornata, che potrebbe essere veramente decisiva per il Real Podegora, ma questo vedremo quanto accadrà sui campi. Intanto andiamo con il dettaglio, il programma completo vedrà Real Latina, Accademia Sport, United Aprilia, Atletico Rocca Massima, Parrocchia San Giuseppe, Latina Scalo, Cimil, Antonio Palluzzi, Real Terracina, Pierre 2000 Aprilia, Sporting Giovani Risorse, Flora 92, Virtus Latina Scalo e Real Podegora, Virtus Terracina. Questo per quanto riguarda il raggruppamento A della Serie D. Nel raggruppamento del Sud Pontino restano a braccetto due formazioni, vale a dire Vis Fondi e Atletico Gaeta, approfittando della loro vittoria e della contemporaneamente vittoria dell'Old Ranch, che però non fa classifica nei confronti della Virtus, con la Virtus Fondi, allungano a tre lunghezze quindi nei confronti dell'altra formazione fondana. Andiamo a vedere però i risultati della 24esima giornata. A Maranola nel derby l'Atletico Gaeta batte Atletico Maranola 9-3. 3-0 il confronto in favore del San Giovanni Spigno contro l'Atletico Sperlonga. L'Olympus Sporting Club batte dopo lavoro ferroviario Formia 6-3. Sporting Terracina 9-5 contro il Formia 905. Veramente sonante la vittoria della Vis Fondi nei confronti del Tremenzuoli per 13-1. Una classifica che quindi a questo punto vede, come ha detto, a braccetto due formazioni, Vis Fondi e Atletico Gaeta con 56 punti, Old Ranch 53, 46 punti per San Giovanni Spigno, Olympus Sporting Club 41, a 32 Sporting Terracina, 29 punti per l'Atletico Sperlonga, 28 Palavagnoli 89, Atletico Marana a 24, Tremenzuoli si attesta a 22, dopo lavoro ferroviario Formia 15 punti, Formia 1905 9. Non è stato disputato il confronto tra il Palavagnoli e il Ventotene causa il mancato arrivo della formazione isolana proprio a Itri per giocare il confronto contro il Palavagnoli 89.
Prima dei saluti vorrei ricordarvi comunque il nostro portale www.mondofutsal.net oppure www.youtube.com/mondofutsal.tv. Io vi auguro la più cordiale buonasera e vi aspetto martedì prossimo. Buonanotte.